Attualmente ci troviamo in Polonia, abbiamo superato da 100-150 km Cracovia. L'obiettivo è arrivare a Rzeszów, poi da lì procedere più a nord. Si tratta della terza spedizione che organizziamo, la prima è stata a marzo, poi giugno e adesso questa. Trasportiamo, come nelle altre precedenti occasioni, materiale medico-chirurgico e sanitario richiesto dalle autorità civili e sanitarie dell'Ucraina. Per questa terza operazione, come nelle precedenti, abbiamo coinvolto le associazioni partner, che sono Etic Expo, poi ci sono gli amici di Mantova dei Colibrì, che attraverso i loro canali meravigliosi, infiniti, anche a questo giro sono riusciti a recuperare materiale per le sale operatorie, farmaci e tutti i dispositivi necessari per far fronte a quanto ormai da troppo tempo sta accadendo in Ucraina. Oltre a questo, verranno consegnati dei veicoli. Già in passato erano state consegnate due ambulanze, questa spedizione invece, questa terza spedizione, consegneremo tre veicoli, un'ambulanza e due furgoni carichi di materiale. Perché fin dalla prima esperienza di marzo è emerso chiaramente che la difficoltà che attualmente vivono le popolazioni in Ucraina è quella di non solo ricevere del materiale, ma avere anche i veicoli per trasportarlo dove c'è bisogno. Grazie a un importante finanziamento ottenuto dalla banca Intesa San Paolo, con questa prima spedizione siamo riusciti ad acquistare buona quantità di mezzi, caricare di materiale e appunto dirigerci verso la frontiera dove il sindaco di Cernovograd ci aspetta. Oltre a questo materiale porteremo anche un generatore da 5 kW perché i frequenti tagli di corrente mettono in difficoltà le strutture sanitarie. Io come presidente di un'organizzazione umanitaria non conosciamo, non vogliamo conoscere differenze tra esseri viventi che hanno bisogno. In 22 anni abbiamo sempre fatto progetti di spedizioni umanitarie in Africa. Scattata questa emergenza, non ci siamo sentiti di non fare anche noi la nostra parte perché siamo convinti che, a prescindere da chi soffre, dove soffre, come soffre, chi è, chi non è, chi ha una ferita, la ferita va suturata. Le persone vanno aiutate a guarire e successivamente vivere in condizioni migliori. Perciò ci interessano ben poco le sterili critiche politiche o politicizzate. Noi andiamo, consegniamo quello che serve a chi serve. Il resto non sta a noi giudicarlo. Beh, prima di tutto abbiamo recuperato in questi mesi, non senza difficoltà, i veicoli. Uno è stato messo a disposizione da Bambini al Deserto, uno è stato acquistato da una delle associazioni partner che prima non avevo citato, che è sulla strada di Orte, e un'ambulanza Mercedes che abbiamo acquistato un mese fa circa a Genova, più questo veicolo che servirà per recuperare gli equipaggi degli altri mezzi. Gli equipaggi sono composti naturalmente da volontari, principalmente sono in questa spedizione su 8 persone, 6 sono soci o volontari di Bambini al Deserto, più nel veicolo che è in testa alla colonna ci sono Daniele e Paolo di Etic Expo, con i quali abbiamo già condiviso le precedenti spedizioni. Abbiamo caricato il materiale a Mantova, presso la sede di Colibrì, che è l'associazione che si è data da fare soprattutto principalmente per i farmaci. Da lì ci siamo portati fino a Tarvisio per fare frontiera con l'Austria. L'abbiamo attraversata molto velocemente, siamo entrati nella Repubblica Ceca e abbiamo trascorso la prima notte a Mikulov. E attualmente appunto siamo a circa 300 km dalla frontiera con l'Ucraina, dove ci incontreremo con le autorità civili. Noi lavoriamo con i civili, sempre, questo è bene ricordarlo,
con le autorità civili di Cernovograd per la consegna dei mezzi. Credo che queste spedizioni a noi personalmente ci permettono di allargare i nostri orizzonti, di conoscere persone nuove e ci confermano sempre di più che l'umanità è fatta praticamente dallo stesso essere, siamo tutti uguali, oggi sono loro ad avere bisogno di noi, domani potremmo essere noi, perciò bisogna fare queste cose che ci rendono sicuramente delle persone migliori di quello che eravamo. Sì, ci saranno delle altre spedizioni, stiamo cercando dei veicoli, stiamo cercando delle ambulanze, stiamo cercando dei furgoni, il materiale meno male c'è, lo riusciamo a recuperare e anche dei 4x4, sono stati richiesti dei fuoristrada per poter portare aiuto, sostegno alle popolazioni che vivono in zone in cui non ci sono strade asfaltate. La cosa bella che succede quando si fanno queste cose, come ci è accaduto pochi minuti fa, eravamo in un'area di servizio, c'erano molti camion con targa ucraina, quando hanno visto i nostri mezzi su cui spicca la bandiera ucraina e il nome SOS Ucraina, si sono avvicinati offrendoci, volevano offrirci da mangiare, da bere, vodka, e ci hanno ringraziato, ci hanno abbracciato per quello che stiamo facendo come italiani nei confronti della loro gente. Questo è una di quelle cose che danno tanta soddisfazione. Grazie a Intesa San Paolo, noi contiamo da qui ai prossimi mesi di arrivare complessivamente a portare non meno di 12 veicoli carichi di materiale. Considerate che il materiale che trasportiamo è materiale medico, chirurgico e sanitario di un valore veramente importante. Nella prima spedizione abbiamo calcolato che erano più di 120-130 mila euro il materiale trasportato. E sapere che questo materiale è fondamentale e può salvare delle vite, a prescindere che queste siano civili, ucraini, militari, russi, ucraini, per noi non ha importanza. Se c'è una vita in pericolo, dobbiamo attivarci immediatamente per fare la nostra parte.